il sindaco deve rispondere ai propri cittadini. O c'è qualcuno che sostiene, e mi auguro non sia così, che la gran parte dei cittadini di questo paese sono cattivi, razzisti o xenofobi, oppure questo governo ha creato una situazione intollerante e inaccettabile, dove non soltanto c'è un'invasione incontrollata dei nostri territori, ma la gente percepisce giustamente un'ingiustizia sociale. Perché, faccio un esempio, alle cooperative, quindi direttamente o indirettamente ai clandestini, viene garantito 1.350 euro al mese, IVA compresa, per vitto, alloggio e vari servizi. A un disabile viene dato un assegno di 270 euro al mese. È immorale. Se il governo ritiene che la soglia minima sia 1.350 euro al Sì. mese, perché è quella che danno ai clandestini, noi pretendiamo che venga dato 1.350 euro al mese di assegno al disabile, perché altrimenti Chiarissimo. questa è un'ingiustizia vergognosa su cui noi continueremo a combattere.